Prosegue a Tecnoclassica Essen il percorso di promozione internazionale del Salone Auto e Moto d'Epoca in programma per la prima volta nella nuova location di Bologna Fiere, dal 26 al 29 ottobre prossimi. L'evento, che festeggia quest'anno 40 edizioni senza interruzioni, era presente ad Essen con un grande stand e una preziosa Maserati 250F, appartenente alla collezione del MAUTO, il Museo Nazionale dell'Automobile. Il Salone Auto e Moto d'Epoca, con i suoi oltre 120.000 visitatori provenienti da ogni parte del mondo, aveva bisogno di fare un salto di qualità e lo fa trasferendosi nel quartiere fieristico di Bologna, nel cuore della Motor Valley. Quindi una manifestazione che è diventata nel corso di queste 40 edizioni il primo salone italiano di settore e la terza d'Europa, si trasferisce nella culla del motorismo storico italiano, ma direi nella culla del motorismo storico europeo. Il plus sarà sicuramente un aumento della metratura, quindi non solo più quantità, ma sempre e comunque qualità. A fianco a quelli che sono i pilastri storici fondamentali del nostro salone, quindi la zona istituzionale con le case automobilistiche, i club, i registri, le scuderie, i musei, tutta la parte dedicata alla ricambistica, quindi automobilia e modellismo, nonché la parte appunto commerciale con restauratori e rivenditori, si aggiunge il settore dedicato al mondo delle due ruote, in linea con quello che è appunto il nome della manifestazione. Quindi dall'edizione 2023, quella di quest'anno, avremo un intero padiglione di musei, club, restauratori, collezionisti. I nostri visitatori potranno finalmente ammirare anche le eccellenze del comparto motociclistico. Siamo contentissimi perché il trasferimento a Bologna Fiere viene percepito dai nostri espositori per quello che realmente è, cioè un salto di qualità per la nostra manifestazione. C'è un forte entusiasmo in tutta Europa, quindi abbiamo registrato un tasso di rinnovo pari praticamente al 95%, ma un tasso di rinnovo che è anche accompagnato da importanti richieste di ampliamento. A tutto ciò poi si aggiungono le nuove richieste provenienti da tutta Italia, ma direi da tutta Europa, quindi importanti espositori, ricambi, automobilia, soprattutto dealer, importanti restauratori europei si avvicinano per la prima volta alla nostra manifestazione grazie appunto a questo trasferimento. Bologna è una grande città conosciuta in tutto il mondo, è nel cuore della Motor Valley e questo rappresenta un valore aggiunto per il nostro evento, perché il nostro visitatore medio è un appassionato forte, un appassionato che conosce la storia del motorismo storico italiano, quindi ovviamente Bologna accende la passione perché si ricollega immediatamente a marchi come Ferrari, Lamborghini, Pagani, Maserati. Siamo convinti che questa sarà un'edizione veramente esplosiva, come dicevo, un salto di qualità. Tutto ciò che abbiamo visto a Padova, che era veramente affascinante, abbiamo dei ricordi legati a quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, insomma nessuno dimenticherà. Ecco, a Bologna noi avremo un contesto che sarà nettamente più grande, ma nettamente più bello in termini di qualità, che è un aspetto che ovviamente noi ci teniamo a curare in ogni edizione ed è un aspetto su cui ovviamente tanti altri eventi ci invidiano. Una delle tante novità di questa 40ª edizione del Salone Auto e Moto d'Epoca sarà la nascita di un intero padiglione dedicato al settore moto. I nostri visitatori potranno perciò anche ammirare in un unico contesto eccellenze legate al mondo delle due ruote, quindi musei, collezioni private, commercianti, importanti restauratori e tutte le realtà associative del settore. Per il MAUTO il 2023 è un anno molto importante perché è il nostro 90° compleanno dalla fondazione, che è l'anno 1933.
Per questa occasione avremo vari eventi. Come prima cosa ci sarà una bellissima mostra che partirà a fine maggio, dedicata proprio ai fondatori del museo, quindi a tutte quelle persone che hanno contribuito fin dall'inizio ad arricchire la nostra collezione con delle vetture uniche nel loro genere. Avremo poi una giornata clou che sarà il 19 luglio, dove ci sarà una conferenza stampa, che è la giornata proprio ufficiale di quando viene creato, e in quell'occasione verrà anche organizzata una parata che partirà dal centro di Torino e fino al nostro museo. Continueremo poi con i festeggiamenti, con altri eventi durante l'anno. Importantissimo sarà l'evento che faremo ad Automoto d'Epoca a Bologna, grazie anche alla collaborazione che abbiamo con gli organizzatori della fiera, che ci hanno dato uno spazio veramente importante all'interno della loro location. Porteremo più di 8 vetture insieme ad altre di altri musei internazionali che partecipano ai festeggiamenti del museo, quindi non perdetevi l'occasione di fare un salto anche a Automoto d'Epoca per vedere delle vetture uniche nel proprio genere. Qui ad Essere abbiamo portato una vettura iconica per la nostra collezione del Mauto, è una Maserati 250F definita da Dennis Jenkinson da monoposto in mortale, una vettura che nella sua carriera dal 54 al 60 ha avuto numerose vittorie che culmineranno nel 57 con Juan Manuel Fangio alla guida di questa vettura. Fu donata alla nostra collezione da Dolph Orsi, presidente della Maserati negli anni 50 e 60, in memoria di Carlo Viscaretti, morto nel 59. Anche quest'anno siamo qui ad Essen. Tranne i momenti brutti del Covid in cui la fiera non c'era, ormai sono più di 15 anni che veniamo qui. Devo dire che la fiera, dopo questi anni bui, è ritornata ad essere una bella fiera. La nostra idea è quella che la fiera di Bologna deve essere presente ovunque in Europa, e questo ci ha dato negli anni dei risultati eccezionali. Ormai questa è la quarta fiera che facciamo e vediamo che gli espositori non solo ci riconoscono, ma apprezzano tantissimo il nostro passaggio a Bologna. Mai come quest'anno abbiamo avuto una serie di richieste che ci hanno permesso non solo di esaurire gli spazi, ma di richiedere di nuovi. Questo perché Bologna rappresenta sicuramente nell'animo degli appassionati un punto di riferimento nel mondo dei motori e permette anche a appassionati europei di arrivare da tutta Europa con aeroplani, treni, in maniera molto più semplice. Oltretutto la qualità che stiamo riscontrando in alcuni espositori europei ci fanno sperare, anzi ci garantiscono, che Bologna anche quest'anno sarà una fiera di altissimo livello, una fiera che a livello europeo si metterà sicuramente tra i primi posti.